Eccoci qua, cari quaddisti e soprattutto care quaddiste, appena uscito dalla doccia il dominatore in contrastato di gara 1, Andrea Cesari, che in questo anno veramente si è affermato come il giovane pilota italiano più veloce. Andrea, per la prima volta QX1 passato all'ultimo giro alla bandiera a scacchi, Andrea Cesari era davanti e ha dominato per tre quarti di gara, lottando con un Nicola Montalbini per il primo quarto di gara. Una rimonta, raccontaci Andrea, gara spettacolo. Sì, sono partito abbastanza male, perché sono partito settimo. Dopo, era un po' indietro. Sì, alla prima curva comunque ero ancora messo peggio, però sono riuscito a infilarmi e sono uscito settimo. Dopo, verso il quarto giro, ero secondo dietro a Nico. Vedevo che pian piano mi recuperavo dei metri, dopo non so cosa gli sia successo, penso abbia qualche problema con la moto, ha mollato e mi sono fatto la mia gara. C'è stato un po' atto del pubblico bresciano, che ti vede il pilota di casa. Era un bel po' stanco. Quello sì. Il ginocchio si sente. E il ginocchio, parliamo di questo ginocchio che ti ha visto infortunato 14 giorni fa e che comunque non è ancora al 100%. È già da 2 settimane che non vado né in moto né in palestra né in bici né a piedi. Pensavo peggio, però è questione di fiato. Il ginocchio invece pensavo anche quello peggio, invece ha tenuto abbastanza bene, però stata dura, dai. Beh, più del primo posto Andrea era difficile fare. Ah sì. Gara 2, Andrea Cesari ritenta la all shot. Ci proviamo. Andrea, i nostri complimenti, veramente grande. Grazie. Campione, primo classificato gara 1 della QX1. Grande Andrea. Grazie.